andiamo insomma. Allora. Buongiorno a tutti, buona domenica e grazie per la numerosa partecipazione nonostante questo orario pomeridiano in una domenica di bel tempo. Siamo qui, io mi presento, sono Marco Tilelli, sono un amministratore locale del Partito Democratico essendo consigliere comunale di Rivoli e sono iscritto, un iscritto all'AMPI di Rivoli. Sono qui con me alla mia destra Diego Novelli, già sindaco di Torino e presidente provinciale dell'AMPI di Torino, e alla mia sinistra Roberto Placido, vicepresidente regionale del vicepresidente del Consiglio regionale per il Partito Democratico e presidente del Comitato per la Resistenza e la Difesa dei Valori Repubblicani. Oggi parliamo di resistenza, dei valori della lotta partigiana in un'ottica e in una prospettiva attuale, cioè cercare di capire i valori della resistenza ad oggi, cosa significano, come si possono attualizzare questi valori. Molto spesso si pensa alla resistenza, alla lotta partigiana solo in un'ottica di ricordo e di memoria. Sicuramente ricordare e commemorare con le diverse date, penso per esempio alla data principe, quella della liberazione del 25 aprile del 1945, è sicuramente cosa importante e da non perdere il fatto di ricordare, perché la memoria è sempre importante ed è il primo elemento per guardare al futuro, in prospettiva futura. Quindi ricordare è il primo tassello. Però è importante anche attualizzare quei valori che possono sembrare lontani, visto che il 1945 ormai è datato di 67 anni fa, quindi possono sembrare veramente lontani rispetto ai nostri tempi, però allo stesso tempo invece oggi sono molto attuali. Quindi cercare di attualizzare quello che è stato 67 anni fa e cosa ha rappresentato il movimento della resistenza, della lotta partigiana contro, per la liberazione dell'Italia, contro l'occupazione nazifascista, e attualizzarlo ad oggi. Certamente oggi ci troviamo in una condizione di difficoltà, sappiamo tutti, si vive una forte crisi economica dal 2008, forse sicuramente la più grande crisi economica dopo quella del 1929. Abbiamo presente lo stato attuale sia del nostro paese che degli italiani, quindi tutto quello che concerne la crisi, e oggi vogliamo provare a cercare di capire cosa si può prendere dei valori della resistenza e di quella lotta partigiana di 67 anni fa, cosa oggi significano questi valori. Io lascerei subito la parola a Roberto Placido per farci un intervento e cercare di introdurre l'argomento. Ti lascio la parola, Roberto. Grazie. Buongiorno a tutti. Io ringrazio chi ha voluto questo incontro di questo pomeriggio, il Partito Democratico Provinciale che l'ha inserito nel programma della festa, al di là dell'ora, ma è importante però che sia dentro i tanti dibattiti che hanno accompagnato queste più oltre due settimane. Per rispondere alla domanda, ma i valori della resistenza, i principi della Costituzione repubblicana, il comitato che ho l'onore di presiedere da qualche anno in qualità di vicepresidente del Consiglio regionale, sono quanto mai attuali, anzi a maggior ragione dopo 67, quasi 70 anni, il prossimo anno noi avremo i 70 anni dell'8 settembre 43, si stanno già organizzando, poi ne parlerà con maggiore informazione Diego Novelli, e andiamo verso i 70 anni
del 45, quindi del 25 aprile, che segnò una data importante, uno dei momenti importanti nei 150 anni, 151 della storia del nostro paese, uno dei che ha riscattato la dignità dopo la vergogna, la dittatura del fascismo con tutti i prezzi e quello che è costato. E uno dice, ma dopo 67 anni, quasi 70 anni, intanto lo voglio dire come vicepresidente del Consiglio regionale, il Consiglio regionale indipendentemente dalle maggioranze che si sono succedute in questi decenni, adesso come sapete c'è una maggioranza di centrodestra, il comitato che presiedo ha sempre potuto operare con le disponibilità delle risorse necessarie. Questo a significare che i valori della resistenza e i principi della Costituzione repubblicana sono un patrimonio, se non di tutti, della stragrande maggioranza dei piemontesi e dei consiglieri regionali. Ancora l'altro anno, perché non è che tutta rose e fiori, ancora l'altro anno quattro consiglieri di centrodestra presentarono una proposta di legge per togliere la parola resistenza dal comitato Resistenza e Costituzione. Oh, guarda caso. Io raccolsi le firme, firmarono oltre 45 consiglieri, dovettero fare ingloriosamente marcia indietro, firmarono consiglieri naturalmente del centro-sinistra, della Lega, del PDL, lo stesso presidente del Consiglio Cattaneo, e due ritirarono la firma dicendo che si erano sbagliati, e i nostalgici che erano, perché di così si può definire, io lo consigliere che era l'artefice lo chiamo federale, perché lui insomma lo è stato, no? E si è dovuto ritirare in buon ordine. Questo però mi serve per dire che noi dobbiamo, e quello che cerco di fare come presidente, come comitato cerchiamo di fare, noi dobbiamo lavorare per allargare la condivisione dei valori della resistenza, perché i più si sentano rappresentati da quei valori e si ritrovino nei valori condivisi della Costituzione. Questo è un altro tema, la resistenza divide finché non si mette tutti sullo stesso piano, nel senso si riconosce anche tutti i combattenti. Qualcuno ricorderà il tentativo dell'ordine tricolore, insomma, poi Torino e Piemonte ci fu una risposta straordinaria. Allora, una posizione condivisa all'attualità, e non può che essere, l'ha detto anche il Presidente della Repubblica Napolitano, non può che ritrovarsi sui valori della Costituzione, nata dalla lotta di liberazione, nata dalla resistenza, senza la notte buia tutte le mucche sono uguali, e non è che si può pensare di mettere sullo stesso piano chi ha combattuto, ma anche in buona fede, anche con entusiasmo giovanile, per le leggi razziali, per la sopraffazione, per le violenze, per i tribunali speciali, per le guerre, perché non c'è stata solo la seconda guerra. È uscito un bel libro qualche anno fa, so che c'è il Colle dell'Is, perché parlavo prima, il comitato Colle dell'Is mi invitò, perché lo presentarono nel castello di Rivoli, un bel libro dello storico Rochat, Le guerre del ventennio, perché anch'io non le conoscevo tutte, non c'è stata solo la seconda guerra mondiale terribile che ha portato l'Italia in quelle condizioni, c'è stata la guerra d'Africa, c'è stata la guerra di Spagna e altre avventure meno note che portarono insomma il nostro paese in quelle condizioni. Allora, per terminare, così proviamo a fare una cosa non a più riprese, magari se c'è qualche domanda da parte vostra volentieri. Allora, noi dobbiamo lavorare
per allargare, io lo vedo, lo dico spesso, vedo il pericolo nei giorni attuali, specialmente da parte di le nuove leve dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che bene ha fatto a questa azione di rinnovamento, perché è una questione anche fisiologica rispetto a chi la resistenza l'ha combattuta, quindi il fatto di aprire, di rinnovare, benissimo, condivido, sottoscrivo, ma io vedo due pericoli. Con Diego ne abbiamo parlato, la sua presidenza è garanzia perché non ci siano problemi, però io in controluce si vedono, io vedo due rischi. Uno, che è l'opposto di lavorare per allargare, per condividere, per a far sì che sempre più si ritrovino in quei valori. Attenzione, l'ho detto, il Comitato Resistenza e Costituzione ha sempre potuto operare, ma se si lavora per a chi è più resistente, io non so se il Comitato in Consiglio regionale con maggioranze diverse cosa poteva, si sarebbe trovato nelle condizioni di poter operare tranquillamente. La resistenza, lo voglio ricordare, è stata quella cosa straordinaria perché l'hanno fatta in tanti. La resistenza l'hanno fatta i comunisti, i socialisti, i cattolici democratici, i monarchici, i liberali, hanno contribuito i preti, le suore, e non è una società per azione dove si dice allora noi eravamo di più, contiamo. Siccome molti di voi sanno, conoscono il mio percorso politico da ragazzino nella federazione giovanile fino ad oggi, e allora la resistenza è stata quella cosa straordinaria perché era l'espressione, seppe raccogliere su quei valori una condivisione, una partecipazione straordinaria e trasversale. Noi oggi dobbiamo lavorare non evitare uno dei due pericoli che dicevo. O si è duri e puri o altrimenti non va bene, guai. Questo primo. L'altro è a pensare che in nome della resistenza sia un calderone onnicomprensivo dove ci si mette dentro tutto, anche questioni che riguardano altre realtà. E termino su questo per essere chiari: noi abbiamo un rischio in questo paese, i politici provano a riscrivere la storia, i giornalisti a fare politica in una confusione dei ruoli, e ognuno facesse quello che dovrebbe fare o provasse almeno a fare quello per cui è deputato, secondo me sarebbe molto meglio. So che di toccare un tasto, come dire, che non da tutti è condiviso, ma far rientrare sotto la sigla resistenza tutto quello che succede nel nostro paese. Io vedo qualche problema, perché ci sono delle questioni che sono di competenza dei partiti, seppur che vivono un momento di grande difficoltà, altre che riguardano non esclusivamente ma principalmente i sindacati, le associazioni di categoria, eccetera eccetera eccetera. Ecco, queste sono due questioni che io vedo come problematiche rispetto a un tema ai giorni nostri. Cosa vuol dire la resistenza? Che, ripeto e termino, è quanto mai attuale, perché noi siamo, con tutti i limiti, con tutti i problemi, una democrazia con tutte le difficoltà che conosciamo, che viviamo. Siamo nel momento più difficile della storia repubblicana,
uno dei più difficili di questi 150 anni, perché c'è sempre stata la prospettiva di un futuro migliore, ogni tanto lo diciamo, alla domanda ai nostri giovani come vedono il proprio futuro, per la prima volta i nostri giovani, a differenza di quello che è avvenuto in tutti questi decenni, perché alla stessa domanda rispondevano sempre il mio futuro lo vedo meglio di mio padre e di mia madre, per la prima volta i giovani oggi alla domanda come vedo il futuro lo vedo peggio di mio padre e di mia madre. E allora questo momento straordinario che è stata la Resistenza, la democrazia nata dalla Resistenza, noi siamo un paese democratico, e se lo siamo, pur con tutti i limiti, con tutti i problemi, non è questa oggi l'occasione per parlare della crisi e della situazione economica, di mancanza del lavoro che è al primo punto, però se noi lo siamo lo dobbiamo a chi la Resistenza l'ha fatta e alle cose che dicevo prima. Ecco perché è quanto mai attuale, e però intravedo un paio di non di pericoli, di rischi, ecco, che mi auguro non diventino dei pericoli, e lo voglio semplificare e chiudo. 2-3 anni fa in Piazza Castello, per la commemorazione del 25 aprile, venne a parlare l'assessore alla cultura della Regione Piemonte della Giunta di Centrodestra, che fu contestato, e io, chi l'ha contestato è stato un imbecille, perché invece di apprezzare che una giunta di centrodestra partecipa ufficialmente alla corteo del 25 aprile e vuol dire che si ritrova ufficialmente in quei valori e viene lì e lo dice sul palco, e parlo di uno che ha una storia completamente diversa dalla mia, c'è stato qualcuno che pensava che non avesse diritto di poter essere lì. Che la differenza fra me e il centrodestra è notevole, ma che si ritrovi in quei valori io lo ritengo importante. Guai se invece si dovesse arrivare, è la negazione di quello che dicevo prima, a incominciare a dire no, o uno è resistente al 101% o altrimenti non va bene. Grazie. Grazie Roberto. Sicuramente uno dei valori della Resistenza molto attuali oggi è quello del fatto che la Resistenza, come ricordava Roberto, è stata combattuta da persone che si opponevano al fascismo, anche se avevano ideali e valori politici diversi. La Resistenza fu fatta da socialisti, comunisti, democristiani, monarchici, repubblicani. All'epoca tutte le forze si unirono per liberare il paese dall'occupazione nazifascista. Oggi sicuramente questa unità del paese non è più come una volta, non è granitica, e si può vedere nella vita odierna. Purtroppo il paese non è unito come una volta, come quando ci fu la lotta di liberazione. La lotta di liberazione portò alla stesura nell'immediato dopoguerra della Costituzione italiana, della nostra Costituzione, che è una delle più belle costituzioni del mondo. Mi sono appuntato un passo di Calamandrei che dice: se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Pietro Calamandrei, un discorso rivolto ai giovani. Quindi il valore dell'unità del paese, che portò alla stesura della nostra carta costituzionale.
Vorrei chiedere a Diego Novelli di parlarci un po' di questo argomento e insieme di riprendere le ultime battute di Roberto Placido riguardo al fatto dell'estendere i valori a tutti. Più gente si ritrova nei valori costituzionali repubblicani della lotta di resistenza, e il fatto anche che non ci siano i talebani della resistenza o, come diceva Roberto, i duri e puri, quelli che sono resistenti al 101%. Lascio la parola a Diego Novelli. Beh, io vorrei ricordare che la resistenza non è stata soltanto un fenomeno che riguarda l'Italia, ma la resistenza ha coinvolto tutta l'Europa. E qual è oggi l'attualità della resistenza? Sono due i fattori che si devono vedere impegnati. Uno è la memoria. Guai a noi non avere la memoria. Chi non ha memoria, signori miei, è difficile anche leggere il presente senza memoria, ma soprattutto è difficile guardare al futuro. Quindi ricordare non soltanto il sacrificio, come noi giustamente ricordiamo tutti gli anni, in tutte le ricorrenze, di questa stragrande maggioranza erano giovani che hanno fatto una scelta, per certi versi anche drammatica, ecco, pensate come si sono trovati molti giovani che magari erano partiti volontari per andare in guerra e poi sono stati chi nel fronte russo, chi in Jugoslavia, chi in Africa, e quindi hanno conosciuto anche la crudeltà, la violenza della guerra, e quindi hanno incominciato a mettere in dubbio certe questioni, soprattutto quell'indottrinamento che il fascismo era riuscito ad imporre non soltanto ai giovani, perché credo che molti di voi dei presenti, come sottoscritto, sono stati figli della Lupa, siamo stati Balilla, e qualcuno un po' più grandicello è stato avanguardista e via discorrendo. Ma il fascismo era riuscito ad indottrinare la stragrande maggioranza degli italiani, perché se noi non abbiamo presente questo fatto, corriamo il rischio di prendere delle grandi cantonate attualizzando quel fenomeno di massa, di consenso che aveva rappresentato il fascismo. Io ricordo, ero un bambino, la sera del 10 giugno del 1940, con mia madre non avevamo la radio in casa, al mattino a scuola era passata la segretaria, aveva detto: bambini, oggi pomeriggio parla il Duce e farà un discorso molto importante e dovete andare tutti a sentirlo. E allora noi ragazzini siamo arrivati a casa e hanno detto a mia madre: bisogna andare a sentire il Duce, ecco. E siamo andati al caffè Arrar, che era un caffè che adesso non c'è più, che è in corso Racconigi, angolo corso Peschiera. Ebbene, finito questo discorso, arrivò mio padre, che era un antifascista tra l'altro, e quindi che subì molte umiliazioni dal direttore generale di un grande stabilimento, si trovò perché non aveva accettato di prendere la tessera fascista, perché c'era l'obbligo per i dipendenti pubblici e per i dirigenti delle aziende private, e ci disse: via, 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 andiamo a casa, andiamo a casa. E beh, arrivati in piazza Sabotino abbiamo trovato un grande corteo, centinaia e centinaia di uomini, donne, giovani che gridavano: viva la guerra, viva la guerra, vincere e vinceremo. E quindi non dobbiamo dimenticarle. Ogni tanto per televisione vediamo degli spezzoni del passato, è impressione, fa impressione vedere quella piazza Venezia quando lui
Cerruti, come lo chiamavano a Torino e in giro, Cerruti si affacciava al balcone e tutti lì ad osannarlo. E poi con il passare del tempo è incominciato a maturare una certa coscienza. Ma qual è stato il fattore che ha determinato questa coscienza? Anche qui siamo chiari, non c'è stata una illuminazione divina, sono state la guerra. Quando abbiamo incominciato, il popolo italiano ha incominciato a vedere che una parte dei parenti erano al fronte e non sapevano che fine avrebbe fatto, e chi era rimasto in città incominciò a subire i bombardamenti. E non so chi di voi qui dei presenti ricorda cosa sono stati i bombardamenti su Torino. E quindi voi capite. E poi il tesseramento, non c'era nemmeno il pane sufficiente, e quindi tutto questo ha incominciato a far ricredere, a far scendere quell'entusiasmo che c'era, perché non è vero, senza offesa nei confronti di nessuno, senza avere atteggiamenti elitari, per carità, lungi da me, ma non è vero che la massa ha sempre ragione, abbiate pazienza. Noi commetteremo uno degli errori madornali, semmai qualche grande maestro della sinistra, uno degli intellettuali più acuti che l'Italia ha avuto nel XX secolo, si chiamava Antonio Gramsci. Ebbene, Antonio Gramsci scriveva nel 1919, alla vigilia del fascismo, che le masse vanno prima di tutto informate, prima di tutto. Secondo, vanno educate, cioè chi ha una responsabilità politica non deve soltanto solleticare il legittimo malcontento che ci può essere in una società. Poi oggi viviamo un periodo storico, lo ricordava già il nostro moderatore, dei più drammatici. Ecco, io che ho una lunga, lasciatemelo dire, militanza, perché ho incominciato a 14 anni nel 45 nel fronte della gioventù, quello buono, quello di Eugenio Curiel e quello di Enrico Berlinguer, poi nella federazione giovanile e poi nel 50 avevo 19 anni, sono entrato a fare il cronista in un importante giornale che è l'Unità, e quindi ho fatto tutto questo percorso, fino a tutto questo percorso fa. E ho vissuto anche dei momenti difficili, non sono state tutte rose e fiori. Anche la militanza del mio partito, di cui non mi vergogno, preciso, non sono un pentito, chiaro, ma nel momento in cui qualcuno ha deciso di scioglierlo, io mi sono messo da parte, ho detto non mi sento di schierarmi né di qua né di là, sarò di nuovo pronto a rientrare nei ranghi il giorno in cui ci sarà un partito unito di tutta la sinistra, e allora lì sì che dovremmo impegnare, ma non che uno dice una cosa, l'altro ne dice un'altra, e uno parla in un certo modo il lunedì e al martedì già dice una cosa. C'è una confusione generale che è molto molto pericolosa, e io personalmente devo dirvi, non ho mai vissuto un momento, una fase così angosciante come quella che sto vivendo. Ma venendo al nostro tema, è un tema più che mai attuale, attualità della resistenza, perché? Io credo che potremmo parafrasare un famoso detto di un grande filosofo italiano, Benedetto Croce, che disse: perché non possiamo non dirci cristiani? Perché lui prendeva dalle origini del cristianesimo tutta una serie di elementi che poi sono tutt'altro che trascurabili, ecco, non confondendo la presenza di quell'uomo chiamato Gesù di Nazareth con tutto il resto, la spiritualità, eccetera. Poi ognuno è libero di pensarla come vuole, però quell'uomo è esistito e ha fatto determinate cose. Ebbene, Benedetto Croce diceva: perché non possiamo non dirci cristiani? Io dico oggi:
Perché non possiamo non dirci antifascisti? Perché non possiamo dirci non dirci antifascisti? Anche perché, anche qui, parafrasando un altro incipit famosissimo del manifesto di Marx e di Engels, che inizia «Uno spettro si aggira sull'Europa», beh, oggi uno spettro si aggira sull'Europa. Andiamo a vedere cosa succede nell'est europeo, soprattutto, ahimè, negli ex paesi del cosiddetto socialismo reale. Pensate cosa accade, cos'è accaduto in Ungheria, cosa accade in Romania, cosa accade in Bulgaria, ma non solo. Pensate cosa sta accadendo in Finlandia. Io sono stato recentemente, proprio adesso in agosto, in Finlandia. Beh, è preoccupante. Sono gruppi di minoranza, però non c'erano prima. Adesso si chiamano le insorgenze nazifasciste. Siamo in Finlandia, in Norvegia, in Belgio, in Germania, in Francia. Le Pen, cioè la figlia di Le Pen, è arrivata quasi al 20% dell'elettorato. E in Grecia, che non c'era la presenza di gruppi neofascisti, questo gruppo che si è autonominato ALBA, per la prima volta è entrata nel Parlamento greco. E allora vogliamo tenere conto, guardate che in Italia ci sono certi fenomeni che non possiamo così trascurarli, diceva giustamente prima Placido, ha fatto alcuni accenni, non solo a quella vergognosa legge che è stata presentata, poi per fortuna è finita nel cassetto, quando con un po' di furbizia, surrettiziamente, si voleva dare un riconoscimento, il cosiddetto nastro tricolore, a tutti quegli italiani, la dizione era questa, che hanno partecipato a fatti d'arme dall'anno 1940 all'anno 1945, ma si dà il caso che dal 43 al 45 erano coinvolti in fatti d'arme i repubblichini e i partigiani, quindi non si possono mettere sullo stesso piano. E beh, però il tentativo è stato fatto, poi è fallito, ma non solo questo, le operazioni di Casa Pound, le aggressioni che fanno agli extracomunitari, ai diversi cosiddetti, o anche nei confronti dei gay che vanno a picchiarli, fanno questo. Ma l'ultima, in ordine di tempo, lasciatemelo dire, che praticamente è passata quasi vergognosamente inosservata. Ma vi rendete conto che in un paesino vicino a Roma hanno eretto un mausoleo al criminale Rodolfo Graziani? Guardate, siamo al top, ecco. Eppure io, che sono uno che poi si agita, ho un carattere un po' apprensivo, e quindi mi sono subito così, dico, ma come? Ho telefonato alla Camera dei Deputati, ho detto, ma ho chiamato l'ufficio competente, scusate, c'è un'interrogazione almeno su questo fatto? Non è stata presentata una interrogazione in Parlamento per condannare il fatto che la Regione Lazio, cioè la signora Polverini, che in queste ore si trova piuttosto nel guano, ecco, per usare un eufemismo, ecco, ha finanziato il mausoleo per il criminale Graziani. E allora questo è allarmante, è allarmante. E allora io vi dico, fascismo e antifascismo, prima cosa, non possono essere messi sullo stesso piano, ma non perché siamo io dico che siamo anche antropologicamente diversi, ma perché il fascismo è un partito, era un partito, e la nostra Costituzione ne vieta rigorosamente la ricostituzione, però era un partito, cioè era una parte. L'antifascismo, come è già stato ricordato prima, è uno schieramento con valori, ideali, riferimenti religiosi diversi, ma che proponeva, che propone tuttora,
un modello di società democratica, cosa che il fascismo per principio lo negava. La chiusura del Parlamento, la chiusura dei sindacati, la privazione della libertà d'opinione, addirittura qualcuno di voi ricorderà, quelli che hanno le penne bianche, che andavi in un bar, c'era il cartello, qui non si discute di politica, cioè non potevi parlare, questo era il fascismo. E soprattutto le manifestazioni del fascismo e dei fascisti erano manifestazioni violente. D'altra parte è nato come nel 19 e nel 20, con l'olio di ricino e il manganello, con le violenze, l'incendio alle camere del lavoro, avevano addirittura come stimolo, come senso della propria vita, la violenza, la morte. Pensate alle Brigate Nere che addirittura portavano un teschio sul berretto, e quindi è una cosa piuttosto inquietante quando uno ha come punti di riferimento questi fatti. Quindi poi abbiamo avuto l'esperienza dal 1919 al 1945. Credo che il popolo italiano dovrebbe essere vaccinato da questo punto di vista. Eppure senti ancora non solo dei nostalgici, perché può darsi che qualcuno è così, si è fatto travolgere dalla Repubblica, ma sentire dei giovani nelle università, nelle scuole medie e superiori, che parlano del fascismo come una cosa positiva, come una perché era un'espressione della forza, l'energia, tanti nemici, tanto onore, questi erano gli slogan del fascismo. Quindi sono cose incredibili sul piano della razionalità. Ecco, la differenza tra il fascismo e l'antifascismo: l'antifascismo fa appello alla razionalità, cioè all'intelligenza, al cervello. Il fascismo fa appello all'emotività, cioè alla irrazionale, cioè anziché il cervello, la pancia, che è una cosa completamente, completamente diversa. E quindi l'esaltazione dei valori della guerra, il razzismo, le leggi nei confronti degli ebrei e via il populismo. Perché se c'è stata una forza che ha inculcato nella mente degli italiani è proprio stato il fascismo, che si muoveva tra la demagogia e il populismo. Non è che io metto sullo stesso piano e accuso certi fenomeni che stiamo vivendo di fascismo, però sono presenti elementi come il populismo e la demagogia. Quando uno si rivolge alle masse urlando, usando il turpiloquio, che pensa che ha offerto al popolo italiano, scusatemi, come massima espressione della cultura a cui si ispira è stata l'organizzazione, perdonatemi, non amo il turpiloquio, ma devo dirlo, il vaffanculo dei, scusatemi tanto, no. Abbiate pazienza, io con uno che inizia una conversazione dicendo vaffanculo e gli dico scusa, scusami, non mi interessa, mi giro dall'altra parte, non ho nessuna intenzione di perdere un attimo di tempo con delle persone così calibrate. Ebbene, invece vediamo le folle davanti a quel comico che si è dato alla politica, che parte da un presupposto giusto, dal malcontento, da tutte le porcherie che sono state fatte, dal degrado della politica, dal degrado dei partiti. Anche qualcuno prima di lui ha detto queste cose nel 1981 in una profetica intervista ad Eugenio Scalfari. Quel qualcuno si chiamava Enrico Berlinguer. Quindi non è che abbiamo dovuto attendere il comico trasformato in demiurgo politico a denunciare queste cose. Purtroppo non è stato preso tutte le misure necessarie.
L'ultima cosa, qual è l'eredità della Resistenza? L'ha ricordato bene Placido, Roberto. Ci ha lasciato questo librettino, che è la Costituzione della nostra Repubblica. Quando io sento, e sentivo già quando ero in Parlamento, poi per fortuna, non per fortuna, ho deciso di non fumare più e quindi mi sono ritirato in buon ordine nel 2001, incontrai Romano Prodi, col quale avevo una certa confidenza dai tempi in cui facevo giornalista, e dici: ma Romano, ma perché bisogna rinchiudere 200 teste d'uovo intellettuali per scrivere il programma dell'Ulivo? Prendi questo libretto, c'è scritto tutto, tutto. Si tratta di trasformare i principi che sono sanciti in questo librettino in leggi dello Stato. Vi faccio solo due esempi, due citazioni. Secondo comma dell'articolo 3, io non so quanti di voi, non voglio mettere in imbarazzo nessuno, sia chiaro, ma l'ho fatto una volta un po' malignamente in una affollatissima assemblea a Palazzo Nuovo con 300 studenti universitari. Ho iniziato il mio colloquio ponendo una domanda: quanti di voi hanno letto la Costituzione? Sapete quante braccia alzate ho contato? L'equivalente delle dita, delle mani di un mutilato. 7 su 300 studenti universitari, 7 avevano letto la Costituzione. Allora certo che poi le cose non funzionano. Ecco perché diventa poi anche difficile difendere questa Costituzione, perché non conoscendola passa tutte le cose. L'ultimo messaggio che ci ha lasciato mentre era in crociera il noto cabarettista che per 20 anni quasi ha governato questo paese, qual è stato? Ce l'ha detto ieri e oggi l'ha ripetuto: bisogna cambiare la Costituzione. La prima cosa che ha detto, che se si vuole governare questo paese bisogna cambiare la Costituzione. Ma perché? Ma perché? Perché è una Costituzione democratica, perché lui ha delle aspirazioni autoritarie. Ecco lì il leader, il premier, l'uomo che decide, che comanda, che fa e disfa. Guardate che questa è una malattia abbastanza diffusa anche in certi settori che non ci sono lontani, che non ci sono lontani. E io credo che questo debba far riflettere. Ma voglio ricordare solo due. Secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione recita: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Ma avete inteso cosa significherebbe tradurre questi principi in leggi e poi di conseguenza operare? Ma è di queste ore la notizia che quel fenomeno che ci era stato presentato, nei confronti del quale tutti si erano inchinati, qualcuno addirittura aveva proposto di stendere un tappeto rosso dove lui potesse camminare, quando presentò il famoso progetto Fabbrica Italia, 20 milioni, 20 miliardi di investimenti, 2 anni fa, non il secolo scorso, 2 anni fa diceva queste cose. E attraverso questa sparata ricattò i sindacati in riferimento al referendum col quale venivano introdotte delle norme attraverso un accordo aziendale che erano in contrasto con le leggi vigenti che prevedono i contratti nazionali. Ma allora i grandi dirigenti sindacali nazionali hanno detto: no, dovete andare a votare,
e anche qualcuno che adesso magari va in giro per l'Italia con il camper aveva detto: oh, io sono dalla parte di Marchionne, io condivido le idee di Marchionne e cose di questo genere, va bene? Quando ieri abbiamo saputo che tutto quello che aveva detto non c'è più o non ci sarebbe più, abbiamo sentito da ministri di questa Repubblica dire: ma noi non possiamo mica far niente, anche il Presidente del Consiglio, ma noi non possiamo mica intrometterci, la ministra Fornero, la nostra concittadina, ma sì, io tutto al più passera, tutto al più posso fare una telefonata. Ma scusate, applichiamo la Costituzione, articolo 41, l'iniziativa economica privata è libera, quindi la Fiat è libera, però non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Ha detto niente? È Dio mio! E non ha gli strumenti per intervenire, se non altro almeno per richiamarli, per fare un intervento, una pressione. Io ricordo che durante i famigerati e disgraziati 35 giorni dell'80, ma io andai dal Presidente della Repubblica e Pertini in mia presenza dal Quirinale telefonò all'avvocato Agnelli e disse: ma guardi che voi non potete licenziare 15.000 persone perché significa azzerare economicamente l'equivalente della popolazione di una città grande come Cuneo. Beh, si erano mossi tutti. Adesso nessuno ha detto niente, le cose passano, e io credo che questo sia anche un altro elemento di preoccupazione, ma soprattutto noi dobbiamo respingere certe posizioni che sono emerse in questi ultimi tempi nei confronti di chi difende la Costituzione. Noi dell'AMPI la Costituzione antifascismo, Costituzione. Non consideriamo la Costituzione un tabù, una cosa che, per carità, la parte seconda, l'ordinamento, si può benissimo cambiare. Pensate, allora quando è stata fatta la Costituzione non c'era l'Europa, vogliamo tenerne conto, cambiamo. Ma la prima parte, che è quella che riguarda l'ordinamento, i principi, con buona pace del mio amico, antico amico Luciano Violante, ecco, non mi sento affatto una beghina della Costituzione, assolutamente no. E quindi io credo che noi dobbiamo, per rispetto di coloro che hanno dato quello che c'è di più caro al mondo, che è la vita, per lasciarci questa eredità, ebbene, noi dobbiamo difendere, prima di tutto conoscere, difendere, ma soprattutto pretendere che la Costituzione sia applicata. Grazie Diego. Prima di lasciare al pubblico la possibilità di fare qualche domanda, qualora ce ne fossero, fare un breve secondo giro. Sicuramente la resistenza e la lotta partigiana ha rappresentato un forte impegno civico, sociale, soprattutto dei giovani, di chi allora aveva 16, 18, 20 anni. Oggi purtroppo invece assistiamo a un disinteresse diffuso, soprattutto tra la popolazione giovanile, di questa partecipazione sia politica ma anche sia sociale, culturale, di associazionismo, di volontariato. Come ricordava prima Diego, c'è un comico che riempie le piazze aprendo i propri discorsi, insultando la gente. E queste piazze sono sempre piene. Vorrei chiedere a Roberto, che ha una lunga militanza politica e quindi una storia di grande impegno in prima persona, civico, come si può riprendere quel valore che ha rappresentato la resistenza, di quell'impegno civile, sociale, anche politico, oggi, e come
si può interpretare il distacco verso questo impegno che c'è oggi da parte soprattutto dei giovani, per fare in modo che da domani invece, se non ritorni un impegno forte come prima, ma comunque si rivive una stagione, direi, di nuovo civismo e di impegno da parte soprattutto dei giovani, sia in campo politico ma non solo, anche sociale e culturale. Ma grazie, tu dicevi che c'è un comico che fa politica, diversi politici spesso fanno i comici, se non peggio. Una sera mi trovai a cena con Pippo Franco, che, avendo sposato una torinese, hanno un appartamento oltre che a Roma, in via Garibaldi a Torino. Era un amico, mi invitò a cena e non sa, insomma, ci trovavamo lì e lui mi disse, era 3 o 4 anni fa, non di più, se volevo andare a dove quella trasmissione che tiravano le torte in faccia. Oh. Io ho detto, no, guarda, ho detto, ti ringrazio, ma io, dice, no, ma guarda che lì io ci sono tutti i politici nazionali che vogliono, mi fanno la corte, vogliono venire. Allora la torta in faccia se la prese il mitico Clemente Mastella, Antonio Di Pietro, oh, e altri ancora. Ho detto, guarda, ti ringrazio, ma io fare politica in quel modo non mi interessa. Dice, ma allora vieni almeno in prima fila, io ti faccio riprendere diverse volte. Guarda, ti ringrazio, ma venire fino a Roma per farmi vedere in televisione. Dice, guarda, dice, sei veramente strano, perché quegli altri mi rincorrono. Dice, allora, se poi vuoi una volta io vengo volentieri, per me destra e sinistra, dice, vengo una sera, se tu fai qualche iniziativa, gratis a presentarti. Ho detto, va bene, grazie alla disponibilità. Questo per dire che un comico fa politica, e poi dirò però qualcosa, e ci sono dei politici che scelgono un modo singolare per farsi conoscere dalle persone. Noi però non possiamo non negare che ci sono dei problemi. L'ha detto prima Diego Novelli, l'hai ripreso tu, io lo voglio accennare. La storia del nostro paese, l'ho detto prima, i 151 anni dell'Unità d'Italia, i grandi momenti l'hanno fatta i giovani. Erano giovanissimi quelli che fecero il Risorgimento, erano giovanissimi quelli che pagarono con la vita la Prima Guerra Mondiale perché ci fosse un paese unito nella guerra per quella parte d'Italia che non era ancora, come dire, era sotto la dominazione austriaca. Erano giovanissimi quelli che fecero la Resistenza. Se uno guarda le lapidi in giro, 17, 18, 19, 20, 22, giovani quelli che furono chiamati a governare il paese. Uno va a vedere, io prendo sempre esempio il divo Giulio, ancora sulla breccia ai nostri giorni. Quindi, ora, i giovani hanno fatto il paese, questo è un momento in cui i giovani si sentono non solo estranei, ma anche discriminati o non riconosciuti nel loro futuro, nelle loro aspettative. Spesso in quello che hanno studiato si sono sentiti dire studia, laureati, facciamo i sacrifici perché poi, e poi invece siamo in una situazione di grande difficoltà. Quindi questo è un problema che non è scollegato dalla difficoltà dei partiti, evidente, una situazione molto difficile adesso, però è più complicato di allora. Sai, Diego, quando io ho cominciato a fare politica nella Federazione Giovanile Comunista Italiana, anch'io non ho niente da rimpiangere, da pentire. La militanza del Partito Comunista Italiano è stata una grande opportunità di formazione politica, oltre che culturale. Poi sono state le varie evoluzioni. Se mi permetti una battuta, c'erano più partiti a sinistra allora che adesso, Io capisco quello che hai detto, adesso ti ho detto che è una battuta, ma allora c'era il PC, il PSD,
il PSIUP, il PSI, Democrazia Proletaria, come dire, c'era un casino anche allora, non è che a sinistra siamo stati sempre abbastanza... Compenso però c'era un partito comunista. Hai ragione, beh, ne parliamo magari un'altra volta volentieri, però mi sono permesso, visto che ti conosco da tanti anni da ragazzino, di fare una battuta, che poi c'è anche un fondo di verità. Il problema è oggi come attualizziamo i valori della resistenza alla Costituzione. Io concordo con te, Diego, guardate, la Costituzione è quanto mai attuale, nei primi 50 e passa articoli, nei primi due i diritti, i doveri e i principi, anche perché i padri costituenti, prima di promulgarla il primo gennaio del 1948, la mandarono a un esame di comprensibilità, cioè si preoccuparono che potesse essere compresa da tutti. E se voi la leggete, un libretto abbastanza sottile, libretto, non vuole assolutamente sminuire quella che è la base della nostra democrazia, il Consiglio regionale ne stampa 100.000 copie l'anno che distribuiamo gratuitamente a scuole, non solo, e la possono veramente capire tutti, e sono articoli molto brevi, a differenza delle due modifiche della Costituzione, quelle recenti, per due volte sbagliando, prima il centrosinistra e poi il centrodestra, che cambiarono la Costituzione a maggioranze semplici. Guardate, la Costituzione fu approvata da un Parlamento che usciva dalla guerra con il voto della stragrande maggioranza dei parlamentari. E siccome sono le regole che riguardano tutti, se modifiche ci devono essere, io poi come te penso nell'ultima parte, quella che regola il funzionamento dello Stato, non può che avvenire a stragrande maggioranza, non a maggioranza come dire semplice, perché le regole che riguardano tutti devono essere evidentemente condivise, quanto mai comprensibile. Le due modifiche, il titolo quinto, se voi andate a vedere gli articoli 117, 118, 119, 120, sono figli dei nostri tempi, lunghi e complicati, e decisamente più complicati rispetto a quelli che uscirono dall'assemblea costituente. E allora noi abbiamo questa responsabilità verso le giovani generazioni rispetto a quello che è il futuro del nostro paese, ma non possiamo però, rispetto alla Costituzione, io l'ho detto, questo paese, i tre grandi momenti, Risorgimento, Prima Guerra Mondiale, lotta di liberazione, Seconda Guerra Mondiale, l'han fatta principalmente i giovani. Noi dobbiamo però fare attenzione. Per troppo tempo, questa è una responsabilità dei partiti, quelli che magari o non ci sono più o che si sono trasformati, la Costituzione il 25 aprile è diventato un momento retorico dove era festa nazionale, non si andava a scuola, non si andava a lavorare, c'erano i discorsi più o meno ufficiali, ma per troppi decenni non si è fatto conoscere al nostro specialmente nella scuola, non si è fatto conoscere la Costituzione, non si è raccontato, non si è detto cos'è stata la lotta di liberazione, cos'è stata la resistenza. Io sono andato qualche anno fa a Racconigi per il 25 aprile, una ragazza delle medie legge un dettato e ci raccontava che i suoi compagni di classe scambiavano i simboli delle SS come se fosse un logo di un capo d'abbigliamento. Allora la colpa non è mica di quei ragazzi delle medie, ma di aver dato per troppo tempo per scontato che tutti sapessero cos'era stato. Invece no, noi abbiamo la responsabilità di far conoscere cos'è stata la storia del nostro paese. Spesso i programmi scolastici arrivano verso la fine dell'anno scolastico e allora c'è la confusione, non si capisce bene chi ha fatto che cosa. Ci sono i tentativi che dicevamo prima di dire vabbè, ma adesso
mettiamoci d'accordo, dobbiamo dimenticare il passato, e io ripeto, la condivisione del paese non può che ritrovarsi nella Costituzione. Non è possibile dimenticare quello che è stato, perché lo diciamo sempre, un paese che non ha memoria è un paese che non ha futuro, il futuro sono i giovani, ma partendo da quella che è stata la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, della lotta di liberazione, le decine, centinaia di migliaia di morti, di internati, di campi di concentramento, i campi di sterminio. Guarda, il campo di sterminio ne abbiamo avuto uno in misura ridotta, ma l'abbiamo avuto anche in Italia. Non è che solo se uno va alla risiera di San Sabba, i forni c'erano pure lì, non è che, e le leggi razziali le abbiamo avuto anche noi in Italia. La vergogna dei docenti universitari che firmarono tutti per il partito l'appello, la dignità del corpo universitario fu salvato da pochissimi docenti che si rifiutarono di firmare, come tuo padre che da direttore non so cosa, poi hai continuato il discorso, non so cosa si è ritrovato, penso soldato semplice, Diego, non lo so, lo dirai poi. Allora, noi abbiamo la necessità di far conoscere quello che è stato, perché non debba più ripetersi, partendo dai valori della Costituzione. Però abbiamo anche la necessità, in un momento molto difficile, adesso è tutto più complicato, anche solo 20 anni fa era molto più semplice, c'erano gli operai, gli impiegati, gli artigiani, i commercianti, gli agricoltori, i padroni o gli imprenditori che dir si voglia, ognuno sceglie la definizione che preferisce. Adesso è molto più complicato, c'è una società molto più complessa, molto più polverizzata, con le nuove tecnologie che facilitano e complicano le cose, c'è una democrazia partecipata, e il fenomeno del comico che diceva Diego è l'esempio che i mezzi di informazione svolgono un ruolo, quelli non tradizionali, però non mi preoccupo di Grillo, col quale, guardate, qualche anno fa feci il braccio di ferro, molti mi dissero che ero matto, perché poi dimentichiamo, quando l'amministrazione comunale gli diede Piazza Castello, noi come comitato ci opponemmo, perché prima lui aveva chiesto Piazza Castello, e Piazza San Carlo fu la risultante del fatto che il comitato che presiedo disse no, in Piazza Castello ci va il 25 aprile, non ci va una manifestazione violenta verbalmente, perché c'è anche la violenza verbale, non c'è solo quella fisica. Altre città decisero di rifiutare, Torino invece diede la piazza, poi non è che non la deve dare, ma non il 25 aprile, tanto per mettere qualche puntino su lì. Ma io non mi preoccupo di Grillo. Io però mi preoccupo che ci sono centinaia di migliaia, milioni di persone che sono pronte a votare quelle proposte lì, e allora una riflessione sulla responsabilità della politica, dei partiti. Guardate, quello che sta succedendo nei fondi pubblici, e prima c'è stato l'USI, e poi c'è stato Belsito, che è stata una roba oltre il bene e il male, e adesso i fondi che vengono utilizzati nella regione Lazio, i fondi nel funzionamento dei gruppi. E allora, ci possiamo meravigliare dello sconcerto, del disappunto, nella non condivisione, e con tutte le conseguenze di chi dice la solita, sono tutti uguali, una schifezza, eccetera, 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 specialmente in cui il paese vive una situazione di gravissima difficoltà e si chiedono una serie di sacrifici, ci sono misure di un certo tipo. Ora, c'è la necessità di dare di avere uno scatto etico, di dare un segnale rispetto alla situazione difficile, perché quando gli spettacoli sono quelli che vediamo, e ve lo dice uno che fa politica, faccio il vicepresidente del Consiglio regionale, il Consiglio regionale, e io non ci sto a essere messo sono tutti uguali, fate tutti schifo, la casta, no? Scusate, però è innegabile che lo spettacolo spesso
è stato imbarazzante da chi ha la responsabilità politica di guidare, di amministrare o di fare cose. Allora la necessità, io non è che mi preoccupo di Grillo, fa il suo mestiere, però è di che si siano create le condizioni per cui centinaia di migliaia di persone, molti giovani, che molti con come dire, che hanno studiato, che hanno anche delle intelligenze, che hanno qualcosa da dire, ritengono che quella sia la risposta. Noi abbiamo la responsabilità, proprio partendo dai valori della resistenza che sono sanciti e scritti nella Costituzione, noi abbiamo la responsabilità di farli conoscere, di cercare di applicarli, che vuol dire poi passare dalla teoria ai fatti è un pochettino più complicato, però il tentativo non può che essere quello di cercare di applicarli per dare una prospettiva, un futuro principalmente alle giovani generazioni, ma a tutto il paese. Questa è la responsabilità che ha chi amministra, chi governa. Però lo ripeto, una serie di episodi che stanno succedendo non può che generare risposte populiste, demagogiche, che quelle che reazionarie, anche fasciste. Non è che mi spavento l'ondata di sai Diego, le forze del progresso o della sinistra, chiamiamolo come vogliamo, sono sempre andate bene quando c'era sviluppo, mentre quando c'era crisi c'era il richiudersi in se stesso, il cercare di dare una risposta, di sistemare, di trovare qualche santo in paradiso. Quindi noi siamo sempre andati avanti quando c'era sviluppo, quando c'era progresso. Per la prima volta si può creare la situazione incredibile, visto quello che è successo in Francia, quello che può succedere in Germania, quello che può accadere in Inghilterra le prossime elezioni e quello che può succedere da noi il prossimo anno, senza dare per scontato che succeda, tanto per capirci, che le forze di progresso e di sinistra siano chiamate ad occuparsi della cosa pubblica in un momento di grave crisi, come quello. Però poi le risposte bisogna darle, se vogliamo anche provare ad applicare quello che tu hai detto prima, a dare seguito reale ad alcuni articoli della Costituzione. Ma qualche mea culpa lo dobbiamo pure fare, perché quella famosa intervista di Berlinguer che tu hai citato, e potremmo aggiungerne anche, io non penso che tu, se ti avessero detto allora che ci sarebbe stata una situazione nel costume del nostro paese a questo livello in cui siamo, non avresti detto impossibile che possa accadere una cosa del genere. Eravamo ben avviati però a questi livelli, però guardate che, e termino per così poi passiamo il microfono al nostro, come dite, no, non neanche moderatore, perché tu, anzi ti ringraziamo perché doveva essere anche lui parte del dibattito, poi siccome è più giovane gli ho detto senti, dirigi tu il traffico, io e Diego siamo un pochettino più grandi di età, quindi ti troverai poi fra qualche anno nella stessa situazione. Però guardate, e termino, con Berlusconi, che sembrerebbe una pratica archiviata, noi abbiamo perso prima di tutto culturalmente, prima che politicamente, perché sono passati quei messaggi attraverso tutta una serie di trasmissioni televisive, di un certo modo di informare. Noi abbiamo perso prima culturalmente e poi si è perso politicamente, attraverso una serie di messaggi che hanno devastato il nostro paese. Adesso abbiamo la responsabilità di, per applicare la Costituzione, termino veramente, di provare ad applicarli in una situazione di grandissima difficoltà economica e finanziaria. Però questo è anche, se permettete, la sfida e la scommessa,
non possiamo che, se ci si creeranno le condizioni per provare a farla, perché non fosse altro per dare un seguito a chi ha sacrificato anche la vita perché non si sia, con tutti i limiti, con tutti i problemi, un paese democratico, perché con tutta la difficoltà il nostro paese, grazie a quei là, no, che noi li ricordiamo purtroppo principalmente solo il 25 aprile, ma la Costituzione invece rimane ed è presente, ecco l'attualità, noi abbiamo il dovere di provare a mettere in pratica quanto è scritto nella Costituzione per dare una prospettiva, un futuro al nostro paese, che vuol dire in assoluto dare una prospettiva e un futuro alle giovani generazioni, altrimenti non ci possiamo meravigliare che vadano all'estero quando un giovane ricercatore guadagna 800 euro e si ritiene fortunato se gli 800 euro li guadagna, perché noi abbiamo molti ragazzi laureati, qualificati, che non hanno neanche la prospettiva del lavoro. Questa è la vera scommessa. Grazie Roberto. Ma riproporrei la stessa domanda a Diego, quindi questo scarso impegno di oggi da parte soprattutto dei giovani nella vita politica ma anche sociale, pubblica in senso lato, rispetto agli anni precedenti, rispetto soprattutto anche a quello che è stato durante la lotta di liberazione, durante la resistenza, e gli direi anche di trarre le conclusioni di questa bella chiacchierata di oggi pomeriggio, come dice Roberto, anche parecchio partecipata, soprattutto visto che è un pomeriggio di caldo, di domenica, anche di campionato di calcio che attira molte persone. Ringrazio di nuovo tutti i partecipanti per la numerosa partecipazione. Che il Milan abbia perso per un interista è già una notizia positiva. Quindi farei fare le conclusioni a Diego Novelli. Ma molto brevemente, io tra l'altro non vorrei che chi ha partecipato a questo bell'incontro andasse a casa stasera un po' con le pile scariche, nel senso di Dio mio, ne abbiamo sentiti, e quindi rimuginare dentro, riflettere in chiave pessimista. Io non, caratterialmente non sono né un ottimista né un pessimista. Credo che sono due valori che mi vedono abbastanza, però cerco di essere realista. Tanto per ricominciare, facciamo attenzione a dire che oggi i giovani sono tutti così sbandati, sono tutti debosciati, sono tutti disinteressati. Guarda, io per quanto mi riguarda sto facendo da alcuni anni un'esperienza con dei giovani del volontariato. Da quando nel 2001 ho deciso di staccare la spina in una certa direzione e mi sono impegnato con un caro amico che è Luigi Ciotti, lì troviamo decine e decine, centinaia di giovani impegnati nell'associazione Libera, nella lotta contro la mafia, nella lotta contro la violenza, poi ci sono quelli della Terra del Fuoco, sono tanti giovani. Si tratta anche così di seguirli, di essere coinvolti. E io dico sempre ai giovani: non vivere come un beota, così nell'indifferenza, dai un senso alla tua esistenza, sia ai ragazzi sia alle ragazze, perché in questi ultimi 30 anni, anche lì facciamo attenzione, non parte tutto da Berlusconi, diciamocelo una volta per tutte, questo processo di degrado ha io non sono uno storico, sono solo un cronista, parte dal 1980, quando c'è stato quando un grande movimento di popolo che si era espresso nelle fabbriche, con i consigli dei delegati, nelle scuole, il movimento studentesco, e poi nei quartieri, e poi il movimento delle donne, e poi il movimento addirittura
che è avvenuto all'interno di una grande comunità come quella dei cattolici. Pensate cosa ha rappresentato il Concilio Vaticano II. È stata una rivoluzione, quando quel Papa che parlava alla Luna che ad un certo punto piglia la piramide verticistica della Chiesa gerarchizzata, la piglia e la rovescia, e non c'è più l'omino bianco in cima o il pastore tedesco che dà le direttive, ma mette al centro quello che lui chiamò il popolo di Dio. Io non sono credente, ma ho seguito con grande attenzione quei movimenti lì. Ebbene, in parallelo a questi cinque grandi filoni, Fabbrica, i delegati, liquidata la vecchia commissione interna, addirittura si disse inventiamo un nuovo modo di fare l'automobile, cioè rivendicazioni non più di carattere soltanto normativo e salariale, ma il diritto di tutelare la salute, non vendiamo più la nostra salute, non può essere monetizzata. Ebbene, sono fatti che hanno inciso, e se voi andate a rivedere in quegli anni, quando ha preso corso anche il centro-sinistra, anche se il mio partito aveva delle posizioni molto critiche, e secondo me dovremmo andare un po' a rivisitare autocriticamente quel... Comunque sono avvenute delle cose molto significative in quel decennio del 60, fine anni 60, anni 70. Lo statuto dei diritti dei lavoratori, che vorrebbero adesso metterlo in cantina, la riforma sanitaria nazionale, ma pensate per il movimento femminile, la parità, il divorzio, l'aborto, cioè sono tutte conquiste. Ebbene, contro questo movimento, che aveva come asse portante la democrazia e la partecipazione, ebbene, ha dato fastidio alle classi dominanti, ai cosiddetti poteri forti. E contro questo movimento si sono mossi tutti, a partire, senza esclusione di colpi, a partire dal 12 di dicembre del 69, la strage di Piazza Fontana, e poi via, 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 via. Noi ne abbiamo, è un percorso abbastanza significativo e interessante da studiare. Servizi segreti deviati, mafia, criminalità comune, Sindona, ma c'è tutto. Tutto. Ebbene, nel 1980 noi abbiamo la sconfitta praticamente del primo grande movimento e la sopraffazione dell'altro. E poi a Torino ne abbiamo saputo qualcosa con i 35 giorni, la marcia dei 40.000, che poi erano molti di meno, comunque erano molto tanti, erano tanti, e via discorrendo, cioè la liquidazione del sindacato. Allora è lì che incomincia tutta una stagione nuova, diversa, che, sulla quale varrebbe la pena una volta tanto fermarci a riflettere, perché poi Berlusconi, parliamoci chiaro, in polemica formalmente nei confronti della Prima Repubblica ha raccolto il peggio della Prima Repubblica, l'ha fatto suo ed è andato avanti. Il protagonismo, l'individualismo, la spettacolarizzazione della politica, l'uomo che decide. Se noi andiamo a rivisitare tutte queste cose, ci rendiamo conto che la partenza avviene più lontano e ha visto la sinistra molto disarmata nei confronti, in qualche caso addirittura a scimmiottare, perché non eravamo sufficientemente moderni, perché poi è uscita fuori questa cosa della modernità. Ecco, la modernità. Se uno obiettava, faceva ma tu sei un vetero, tu sei uno vecchio che non capisci, eccetera, eccetera. Comunque, mi fermo qui. Dico una comunicazione di servizio. Se volete così tirarvi anche un po' sul morale da questa serata, lì c'è un piccolo stand, anzi un tavolo, dove chi vuole iscriversi all'AMPI può farlo. L'AMPI oggi rappresenta
un'associazione unitaria che ha quattro, si fonda su quattro pilastri: antifascismo, costituzione, legalità, uguaglianza. Questi sono i quattro principi sui quali noi ci muoviamo. Abbiamo aperto le porte ai giovani, la nuova stagione dell'AMPI, e se qualcuno di voi si vuole iscrivere, anzi, c'è anche l'occasione per acquistare un libro storico bellissimo, scritto da una persona stupenda che era, qualcuno di voi forse la ricorderà, Luisotta Monti Sturani, è l'Antologia della Resistenza, che è un racconto che parte dal 1919 con gli scritti di Salvemini e si chiude con il discorso del generale Trabucchi nei giorni della liberazione. Anche questo potrebbe, tanto costa 10 euro, quindi non è la fine del mondo, faccio un po' il batteur, ecco. E quindi penso che anche questo possa essere un ricordo di questa bella serata, di questo bell'incontro, di questo pomeriggio alla festa, stavo dicendo dell'unità, perdon, della festa dei democratici. Grazie Diego. Io adesso lascerei brevemente spazio se ci sono interventi. Allora, se ci sono delle domande, proprio, però domande, non interventi da porre, prego. Sì. Dobbiamo dare lo spazio a Dica. Allora, volevo solo chiedere come è possibile cercare di non parlare soltanto alla testa ma anche al cuore delle nostre persone, perché noi appunto, a forza di andare sulla razionalità, l'informazione è fondamentale, però bisogna essere chiarissimi su alcune cose, sulla giustizia e sull'eguaglianza. Secondo me noi dobbiamo richiamarle queste cose e metterle in pratica, perché sennò diversamente non riusciamo a contrastare il populismo. Domande, non interventi. E domande che cosa? Io volevo dire che adesso vado a scuola guida, no? Adesso vado a scuola guida, poi se vinco le elezioni io, prima vi tolgo l'IMU e poi vi tolgo la tredicesima, se le cose vanno un po' male. Siccome l'IMU la pagano tutti, anche i ricchi, la tredicesima la prendono i poveracci. Questo è il mio intervento. Questa è la cosa che voi altri dovete dire. Grazie. Ci sono altre domande brevi? Allora, la metto in domanda. Vi siete accorti che siamo in un processo di autofascistizzazione ormai avanzatissimo, per cui quello che rimane della democrazia è una pura apparenza, e quindi il problema di oggi è di ricominciare un processo contrario. Secondo, vi siete accorti che questo attacco ai giovani, questo attacco alla condizione delle giovani generazioni, questa precarietà assoluta nella quale è ridotta l'attività lavorativa oggi, che non guarda solo i giovani, ci porterà dritti e filate ad uno scontro sociale enorme, di cui già si vedono gli inizi a livello mondiale, e che rimetterà all'ordine del giorno il fascismo? Grazie. Darei le risposte, prego Roberto. No, ma nessuna risposta, anche perché così proprio il tempo tecnico di fare il cambio palco, come si usa dire, visto che c'è l'incontro con il sindaco di Torino Piero Fassino e il direttore della stampa Mario Calabresi, Diego mi invita a chiudere, se permetti chiudiamo solo alla signora in 30 secondi e così faccio anche i saluti. Ma è evidente che è complicato per un giovane oggi occuparsi e impegnarsi in politica. Non ci sono grandi ideologie, quella che mi portò a iscrivermi alla Federazione Giovanile allora, non siamo riusciti a trovare grandi ideali, e allora noi abbiamo la necessità di provare a dare degli ideali, anche un senso etico nell'impegno politico per cambiare la situazione e dare una prospettiva e un futuro. Questo è l'impegno che
ci può essere oggi, altrimenti non possiamo meravigliarci che i giovani non si impegnino, non si impegni in politica. Grazie. E poi il fuoco, insomma, un po' l'interesse, la curiosità, uno la deve sentire anche, anche dentro, altrimenti diventa oggettivamente complicato. Io però sono contento, Diego, non so se posso parlare anche per te, che una domenica pomeriggio alle 17, siamo partiti alle 16:10, ci si sia trovati qua a discutere intanto della resistenza, della Costituzione. Vuol dire che non tutto è perduto, qualcosa c'è, la prospettiva c'è, si può, naturalmente abbiamo necessità di parlarne, di farne sapere agli altri. Che ci siate tanti è assolutamente positivo, buona continuazione, fammi fare anche a me, tu hai fatto per l'Ampi, fammela fare per il Partito Democratico, se no scusa, solo tu dai i consigli degli acquisti, fammeli fare anche a me. Grazie a tutti di essere venuti alla festa del Partito Democratico, all'incontro con il sindaco che ci sarà dopo e ancora al seguito, a questo partito che con tutti i limiti sta molto meglio di quello che ci dipingono ed è il più importante partito del nostro paese. Grazie a tutti.